Eder. Mech. Pallister. Il 16 maggio scorso, l'ex vigilessa Sofia Stefani è stata tragicamente uccisa con un colpo di pistola nell'ufficio del comando della polizia locale di Anzola Emilia. Recentemente, un nuovo sopralluogo condotto dalla Procura di Bologna ha portato alla luce nuovi elementi potenzialmente cruciali per le indagini. L'avvocato dell'ex comandante della polizia locale, Giampiero Gualandi, attualmente detenuto con l'accusa di omicidio volontario aggravato, ha reso noto questi sviluppi. Il sopralluogo, durato oltre 3 ore, si è svolto alla presenza di vari esperti, consulenti balistici nominati dalle parti in causa, il medico legale incaricato dalla procura di eseguire l'autopsia, e i carabinieri del RIS di Parma, specializzati in analisi scientifiche, insieme ai colleghi di Anzola impegnati nelle indagini. Durante l'ispezione, sono state scattate numerose fotografie e sono stati eseguiti diversi rilievi. L'avvocato Claudio Benenati, difensore di Gualandi, ha dichiarato che sono emersi alcuni elementi nuovi e importanti, aggiungendo che ora si attendono i risultati finali dell'autopsia e della perizia balistica. La perizia balistica, avviata ieri, sarà fondamentale per ricostruire la dinamica dello sparo e verificare la versione dell'indagato. Gualandi sostiene che il colpo sia partito accidentalmente durante una colluttazione, mentre stava pulendo la pistola di ordinanza lasciata sulla scrivania. Questa ipotesi potrebbe trovare conferma o smentita anche attraverso l'autopsia. Una prima relazione sull'esame post-mortem, depositata di recente, indica la presenza di una ferita su una mano di Sofia Stefani e di macchie scure, probabilmente polvere da sparo, sull'altra. Il caso ha visto anche lo svolgimento della prima udienza davanti al Tribunale del Riesame, dove è stato discusso il ricorso presentato dall'avvocato di Gualandi. Il legale ha chiesto l'annullamento della misura di carcerazione o, in alternativa, la concessione degli arresti domiciliari. Tuttavia, la procura ha presentato nuovi documenti incriminanti contro il 63enne, inclusi verbali di colleghi della vittima e dell'ex comandante. Al termine dell'udienza, durata circa 2 ore, il Tribunale del Riesame ha riservato la decisione. Questi nuovi sviluppi potrebbero essere determinanti per l'evoluzione del caso, gettando luce su dettagli finora sconosciuti e contribuendo a delineare con maggiore precisione le circostanze dell'omicidio di Sofia Stefani. Fare quell'arma per sparare deve comunque essere carica, bisogna rimuovere una sicura, quella non sparano senza aver rimosso una sicura, bisogna tirare un grilletto con un certo peso, è un'operazione che non può accadere in modo involontario, una persona che è morta con un colpo d'arma da fuoco e non durante una colluttazione, quindi un'arma ha sparato e per sparare quell'arma bisogna tirare un grilletto e non si può morire a 33 anni con un colpo d'arma da fuoco in faccia. Non cercare di riprenderci da una situazione devastante. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.